Ciao a tutti dal Piero della Francesca. Allora, io mi rendo conto che sul web spesso si raccontano una marea di cazzate. Una marea di cazzate, ma finché lo racconta l'italiano medio, uno dice vabbè, è un deficiente, va bene così. Ma lo leggo, ma le leggo da personaggi di un certo spessore, no? Cosa voglio dire? Ultimamente è uscito il film su Bettino Craxi con Pier Francesco Favino, bel film, io l'ho visto. Un po' ramanzato, non è certo, non vuole certo portare la gente da una parte o dall'altra, però è un film un po' ramanzato. Amamet. E leggo gente di un certo spessore politico che dice: con questo film si vuole riabilitare la memoria di un ladro. Ora, Craxi venne esiliato ad Hammamet, non scappò ad Hammamet, venne esiliato. Le dinamiche sono abbastanza semplici da capire, ma per gente che non capisce di politica, figuriamoci le dinamiche di una situazione del genere. Bisogna prima di tutto risalire agli anni 80, al governo Craxi, dall'83 all'87, e forse lì riuscirete a capire qualcosa. Riuscireste a capire il perché il Partito Comunista non è stato indagato in Tangentopoli soltanto arrivando appunto al governo dell'83-87. E non parlo solo di Sigonella, perché quando si parla di Craxi tutti ricordano Tangenti e Sigonella. Craxi è quello che ha dato un contributo importante, se non il più importante contributo, per mettere fine alla guerra fredda. Come? Installando gli euromissili, volendo installare gli euromissili, stavo ancora pensando di installare gli euromissili in Sicilia. Perché? Perché avevamo la Russia che puntava i missili sull'Europa. Questo ha fatto sì che i russi ritirassero i loro missili e ha fatto sì che col ritiro dei loro missili i russi avessero una debacle non indifferente in quella che poi fu la conclusione della guerra fredda. Craxi è stato l'unico in 80 anni di Repubblica a rendere gli italiani orgogliosi della propria sovranità popolare. Questo era Craxi, con Sigonella per l'appunto, con la notte di Sigonella, dove Reagan se la prese in tasca praticamente. Craxi non era solo Sigonella, non era solo gli euromissili, Craxi era altro. Il diario di Craxi, lo trovate su YouTube, cercatevelo. Nel diario di Craxi si sentono delle previsioni politiche fatte nel 95, 96 e 97 che viviamo oggi. Craxi è stato un grande statista. Abbiamo esiliato Bettino Craxi, non è scappato, l'abbiamo esiliato. L'abbiamo esiliato e sono convinto di quello che dico, occhio alle parole. Perché? Perché ci sono testimonianze di gente che dice che Craxi andò ad Hammamet col suo passaporto, punto primo. E si dice che Craxi abbia preso degli accordi con la magistratura italiana per tutelare i propri figli che vennero minacciati. Lui prese determinati accordi e disse: io vado, me ne vado, datemi la sicurezza che non mi cercate, che non mi estradate, che non mi mandate in galera, perché sennò io poi comincio a parlare
e i miei figli me li ammazzano lo stesso. Questo fu l'accordo magistratura Bettino Craxi. Infatti, fateci caso, nessuno ha mai fatto, se voi fate caso, provate a pensare, per Battisti l'Italia ha fatto richieste su richieste di estradizione, molte richieste di estradizione, alla Francia, al Brasile, quello che sia. Per Bettino Craxi non è mai stata fatta una richiesta di estradizione. Potete trovare su internet, su YouTube, un'intervista di Craxi con Bruno Vespa, Adam Amet, quindi tutti sapevano dove era, dove Craxi, dove Vespa gli chiese quanti furono i soldi rubati, tra virgolette rubati, insomma finanziamento illecito ai partiti, presi dal suo partito, e Craxi dice intorno ai 60 miliardi, forse qualcosa di più. Non teneva il conto, ma dice qualcosa come 60 miliardi, forse un po' di più. Stiamo parlando di 30 milioni di euro, per il quale noi abbiamo esiliato uno statista di un certo livello. Oggi non c'è un politico, che dico uno, che sia in grado di eguagliare Bettino Craxi o nemmeno di avvicinarsi alla caratura politica, alla competenza politica dei vari Craxi, dei vari De Michelis, dei vari Andreotti e via dicendo. Quello che abbiamo scordato anche, e nessuno lo dice mai, è che l'Italia sotto il governo Craxi dall'83 all'87 superò economicamente l'Inghilterra e diventò ufficialmente la quinta potenza economica mondiale sotto il governo Craxi, nonostante i 15 mila miliardi di speculazione che il faccendiere Soros fece sulla lira, nonostante Craxi era un peso, era veramente un peso. Perché? Perché con Mani Pulite si stava ovviamente consumando una situazione che poi avrebbe portato al globalismo, a quello che fu poi, no, qua non c'è un parcheggio, al globalismo, cioè alla svendita di tutto quello che era il patrimonio italiano. L'Italia aveva un patrimonio pari al 25%, cioè lo Stato italiano possedeva il 25% della ricchezza italiana. Lo capite? Pensiamo a Enimont, pensiamo a Enel, pensiamo a tutto quello che era di proprietà italiana, dello Stato italiano. Buttando fuori Bettino Craxi, ecco che si è potuto, perché Craxi era un forte europeista, ma era anche uno che ci teneva allo Stato. E quindi mi ripeto, Craxi è stato esiliato perché? Perché difendeva lo Stato italiano, quello Stato italiano che poi venne messo in svendita. Ecco il perché Craxi venne esiliato. E quando sento dire Craxi era un ladro, è stato cacciato perché era un ladro, è scappato perché era un ladro, mi rendo conto che non capite un cazzo di politica. Non ne capite niente voi di politica. Quest'uomo, il partito che rappresentava, il Partito Socialista, insieme ad altri quattro partiti, sono spariti completamente. Quest'uomo ha sbagliato come ha sbagliato tutti, così come disse tranquillamente in Parlamento. Tutti erano consapevoli della natura del finanziamento non lecito ai partiti, tutti erano consapevoli, ma pagò solo lui, perché lui voleva, addirittura aveva documenti importanti che voleva tirar fuori in Rai, chiamando prima Mentana e Paolo Mieli, poi cambiò idea, chiamò Mentana e
Minoli, documenti che dimostravano chiaramente come il personaggio Antonio Di Pietro venne costruito ad hoc per creare questo golpe nei confronti di gente come Bettino Craxi, e non solo Bettino Craxi, come la Democrazia Cristiana e quant'altro. Furono 5 partiti che sparirono, tranne il Partito Comunista, che poi sparì dopo con l'arrivo nel 94 di Berlusconi. Prima Repubblica muore definitivamente nel 94. Ma Craxi viene additato come un ladro. No, si cerca di riabilitare Craxi, Bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare. Craxi rubò in euro, oggi sarebbero 30 milioni di euro, meno di quanti ne ha rubati la Lega. È morto vent'anni fa Anna Mamet. Io ho già detto la portata, l'ho già spiegata la portata di questa tangentopoli, la maxi tangente da 150 miliardi, 75 milioni più o meno, 76 milioni, 76 e un po' di euro. Se capite che c'è dietro una maxi tangente da 150 miliardi che ha fatto scoppiare la Prima Repubblica, intanto la Lega in Russia si era messa d'accordo per 65, e tutto va bene, capite che forse chi addita Craxi è uno che non ha realmente capito un cazzo di politica. Io vi do un bacio e un abbraccio dal Piero della Francesca. Fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate, lasciate un like a questo video e ci vediamo al prossimo video. Ciao!